Buongiorno a tutti, sono Simone Inverardi, siamo qua all'IVA 2023 Norimberga, stand il mio della Revo Arms. Sono qui a presentare il business core dell'azienda, pistola polimerica in 9x19. Caratteristica fondamentale che abbiamo cercato di ottenere è avere l'asse canna il più basso possibile per attenuare in pratica in maniera assoluta il rilievo dell'arma durante lo sparo. Per utilizzare questo abbiamo cercato di avere un classico sistema di chiusura Browning modificato per avere un'escursione della canna sempre più basso possibile. La pistola inoltre presenta caricatore compatibile Glock, tacche di mira metalliche ma sono anch'esse compatibili Glock, quindi in caso si voglia modificare si possono prendere quelle in commercio in aftermarket. Presenta l'hold open ambidestro e lo sgancio del caricatore è semplicemente ribaltabile, in pratica rimuovendo una semplice molla. Per lo smontaggio di questa pistola basta metterla in sicurezza, ovvero si apre, si alza l'hold open, in questo caso qui rimuoviamo anche eventualmente la munizione che è rimasta in camera, si preme il cavistello e lo si gira, in questa maniera si è disassemblata completamente l'arma. Anche lo smontaggio di tutte le parti interne dell'arma sono molto semplici e senza bisogno di nessun cavistello. Basta premere il tappo e spingerlo verso l'alto e tutti i componenti si smontano facilmente. Si procede al senso opposto, si inserisce e assicura il percussore, si inserisce il percussore, la sua bussola e infine si spinge il tappo che si incastra perfettamente. Per rimontare l'arma si inserisce la canna nel carrello, la molla per abbassare il più possibile l'asse canna non è più in una posizione sopra il grilletto ma è in posizione anteriore, quindi la si posiziona direttamente in un incasso dentro dello chassis e alla fine si rimonta l'arma. Come avete visto, particolarità dell'arma è che abbiamo cercato di irrobustire tutta la zona della centrale e quindi abbiamo inserito all'interno del frame polimerico questo chassis che in pratica è un microfuso e dopo viene tutto macchinato in CNC per avere tolleranze al minimo possibile. Altra particolarità, il fusto completamente intercambiabile, quindi la gente può comprare 3 o 4 fusti secondo le loro esigenze o fare delle modifiche, in quanto la matricola è impressa direttamente sullo chassis interno. In questo caso utilizziamo anche un nuovo materiale, nuova innovazione. Per fare un esempio, questo è il classico PA6 col 30% di fibra di vetro che viene utilizzato nelle comuni armi e si sente dal rumore. Questo è il nuovo materiale di derivazione aerospaziale. Ha proprio il suono del metallo e anche tutte le caratteristiche meccaniche del metallo. Infatti arriva addirittura a 380 MPa resistenza a trazione. Tutto questo in pratica si traduce in una pistola compatta, leggera, ma allo stesso tempo molto solida e che con un bassissimo rilievo e anche la presenza della canna multiradiale dà l'opportunità di avere una velocità di uscita molto elevata della palla, siamo a circa 380 metri al secondo, un 20% in più dei canoni, e questo in pratica dà anche un bassissimo rinculo dell'arma. Prezzo di vendita siamo in circa a partire da 700 euro e la commercializzazione arriverà all'incirca da metà anno. Saluti a tutti!